quando è nata, ha cercato di dare ai propri clienti, al proprio mercato, un prodotto o delle metodologie che dessero il massimo dell'igiene e il massimo della produttività. Quindi unire due fattori che coinvolgevano sia le persone che vivevano negli ambienti sanitari o assistenziali che le imprese che potevano decidere di fare e di sviluppare il loro interesse contrattuale in questi ambienti. Da sempre ha fatto ricerca. E è la ricerca che adesso va molto di moda, no? È una cosa che è diventata comune, che però ci ha contraddistinto fin dall'inizio. La ricerca ci ha portato a progettare una serie di metodologie che secondo il nostro parere sono innovative. Sono 20 anni che lavoriamo con le strutture assistenziali. I nostri clienti inizialmente ci hanno fatto i complimenti, il risultato, l'igiene ambientale era dei livelli abbastanza importanti. Poi col tempo, sa, quando si migliorano le cose, normalmente si va ad accentuare l'esigenza. Col tempo ci siamo resi conto che la proliferazione, quindi i cattivi odori, nell'arco della giornata aumentavano. Abbiamo iniziato a lavorarci, l'obiettivo era quello di eliminarli completamente. Abbiamo iniziato a lavorarci, abbiamo fatto 4 anni di sperimentazione e oggi la soddisfazione più grande è quella di aver potuto ottenere un risultato che è anche sociale, che è quello dell'ambiente completamente inodore, pulito. E questo è un risultato non solo per l'anziano, ma anche per chi lo deve accudire, per le persone che vivono le strutture, per non parlare poi dei parenti, no? Perché non so se posso dire una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Ho sentito una signora che ha detto con un direttore: mi sembra di essere a casa, le condizioni della casa sono straordinarie. E questa è una delle cose più belle che abbiamo potuto fare. Stay Clean per noi è una metodologia innovativa. Abbiamo sempre lavorato sulle metodologie sanitarie. Ci siamo occupati di disinfettanti, di sale operatorie, di ambienti ad alto rischio e di cloro. Il cloro per noi era uno degli elementi di disinfezione più importanti. Era e lo è ancora. Però sa, noi lavoriamo anche per l'ambiente e abbiamo deciso, lavorando anche con l'estero, che si dovevano raggiungere dei livelli di sanificazione importanti anche senza l'utilizzo del cloro. E ci siamo riusciti, anche se la metodologia può essere attivata anche con l'utilizzo del cloro. Per esempio per le aree comuni assolutamente no, ma per gli ambienti ad alto rischio, per un rispetto delle linee guida che sono relative all'ambiente sanitario, assolutamente sì. Per noi è stato un momento di grande confronto. Domani il giorno della presentazione della metodologia e riteniamo che sia l'inizio di una ricerca che ci porterà ad ottenere dei grandi risultati in termini di igiene ambientale. L'obiettivo è quello di tenere le cariche batteriche nel tempo il più basso possibile. Penso che ci siamo riusciti.